Buongiorno a tutti, io sono Federica Broccoli, come diceva Antonio, mi occupo di risorse umane, lavoro da tanti anni nel campo delle risorse umane e della selezione del personale e molto spesso proprio di figure commerciali, che sono quelle più richieste dalle aziende. Per cui ho la fortuna di essere in costante contatto con tante aziende di tutta Italia, PMI o aziende anche più grandi. E in particolare nel mondo del B2B. Quindi diciamo che ho un osservatorio abbastanza privilegiato per cercare di capire che tipo di persone le aziende chiedono, di che tipo di figure, soprattutto commerciali, hanno bisogno in funzione ovviamente dei cambiamenti. E, come diceva Antonio, è da un po' di tempo che insieme ci stiamo confrontando sull'evoluzione del business, sui cambiamenti che sono in atto, in particolare ovviamente facendo riferimento un po' ai nostri campi, quindi al campo del marketing, al campo delle risorse umane e come tutto il business della vendita si sta evolvendo, diciamo, in questa direzione. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che il business sta sicuramente andando verso una digitalizzazione sempre più intensa, sempre più spinta. Questa non è una novità, è semplicemente un percorso che è già in atto da un po' e che probabilmente negli ultimi tempi ha avuto anche un po' un'accelerazione. Abbiamo un po' parlato, ci siamo confrontati su un perché, se è evidente che ci stiamo tutti spostando verso un business più digitale, la domanda più importante probabilmente è capire come mai. E se questa cosa sta avvenendo in maniera indifferenziata, quindi in tutti i settori, qualsiasi tipo di prodotto, qualsiasi tipo di servizio oppure no. Diciamo che sicuramente ci sono delle differenze, sicuramente ci sono delle sfumature, ci sono alcuni settori dove questa spinta è un pochino più forte, è già in atto da più tempo, alcuni settori che magari ci si stanno avvicinando e sicuramente ci sono anche prodotti o servizi che si prestano di più e alcuni invece che magari hanno bisogno di più tempo. Però io penso che il vero focus non sia il prodotto, il servizio o il settore in cui opera l'azienda, il vero focus invece ha a che vedere con i clienti. Il mercato sta cambiando direzione perché i clienti stanno cambiando. Quando parlo di clienti, in particolare io mi riferisco ai decisori. Noi sappiamo tutti che le aziende sono fatte di persone. L'azienda non è un'entità, diciamo, unica e astratta, è fatta di persone. E quando si parla di vendita e di business commerciale, nelle aziende c'è qualcuno che acquista, c'è qualcuno che decide. Quindi ci sono proprio delle persone che sono dei decisori. Ora, il cambio epocale che dal mio punto di vista sta avvenendo, perché è già in atto da un po' e ci siamo tutti dentro, è un cambio generazionale. Ossia, nelle aziende i decisori, le persone che scelgono che cosa comprare, da chi comprare e come comprare, sta cambiando in maniera importante. E fondamentalmente perché parlo di un cambio generazionale? Perché ci sono proprio due generazioni a confronto che si stanno passando il testimone e che da un punto di vista proprio sociologico, di contesto in cui sono nate, cresciute, quindi anche di caratteristiche personali, sono molto diverse. Allora, entro subito nel merito. Sembra che parta da lontano, però poi in realtà arrivo velocemente al punto. I decisori di oggi, i decisori del presente, le persone che nelle aziende maggiormente hanno ruoli di responsabilità e che quindi scelgono che cosa comprare, sono quelli che appartengono alla cosiddetta generazione X. La generazione X è una generazione precisamente definita, no? Da un punto di vista sociologico, sono quelli nati tra il 1965 e il 1980, quindi sono le persone che hanno adesso più o meno tra i 40 e i 55 anni. Dentro questa generazione ci sono anch'io, Antonio, ci sei anche tu, ci sono magari anche molte delle persone che in questo momento stanno seguendo questo webinar. In generale, non so se questa è una cosa buona, che apparteniamo ancora a questa generazione, ma tant'è. E questa generazione ha delle caratteristiche importanti. È un segmento fondamentale dell'attuale popolazione. Sono le persone che tipicamente hanno ruoli di comando, comunque di responsabilità nelle aziende e hanno delle caratteristiche precise. Allora, innanzitutto, noi che apparteniamo a questa generazione, cresciuti negli anni 90, siamo cresciuti in un'epoca di recessione, in un'epoca di crisi economico che ha seguito, diciamo, il boom economico de dei nostri genitori, della generazione precedente, no? I cosiddetti boomers.
E rispetto a questa generazione precedente, siamo i primi ad essere entrati in contatto con le nuove tecnologie nel mondo del lavoro, però siamo entrati in contatto, diciamo, già a una certa età, tra virgolette, quindi già eravamo inseriti in un contesto di business. E questa è la generazione che ha dato vita a Internet, a Google, a Yahoo, a, insomma, tutti i grandi players di questo mondo. Che cos'è che caratterizza questa generazione? Innanzitutto è la prima generazione abituata ad avere entrambi i genitori che lavorano quasi sempre e purtroppo molto spesso ad avere anche i genitori che divorziano. Questi elementi che potrebbero apparentemente non c'entrare niente con il business, invece c'entrano molto. Perché? Perché poi si traducono nel fatto che da un punto di vista sociologico le persone che fanno parte della generazione X puntano molto su una realizzazione di sé, sull'indipendenza e rispetto ai precedenti sono molto concreti e un po' meno sognatori. Sono un pochino più sfiduciati. Sfiduciati perché hanno vissuto da giovani epoche di recessione, sfiduciati perché il contesto sociale sta cambiando, perché il senso di famiglia non è più così forte e in generale questa generazione tende ad approcciarsi con un atteggiamento più di cautela, di scetticismo e anche di meno fiducia rispetto alla generazione precedente. Sono persone determinate, ambiziose, molto spesso individualiste e che condividono quella che si chiama filosofia del owning, cioè del possedere. Alle persone che appartengono a questa generazione piace possedere, piace l'idea di comprare per avere e anche per mostrare, a volte addirittura anche di ostentare ciò che si possiede, ciò che si è riusciti ad avere, ciò che si è riusciti a costruire. Tutto questo come si, diciamo, inserisce nel mondo del business? Per questo tipo di persone la gestione del business avviene in maniera molto forte tramite relazioni interpersonali e fiducia. Perché? Proprio per quello che dicevo prima, perché essendo persone molto concrete, un po' sfiduciate da un contesto, conta tanto il fatto di avere rapporti diretti, rapporti personali. Quando si parla di vendita, questo tipo di acquirenti, diciamo, sono molto orientati a voler conoscere il venditore, a voler incontrarlo di persona. O magari anche semplicemente sentirlo al telefono, però almeno avere un contatto personale e sono molto abituati agli incontri sociali. Incontri sociali intendo dire i pranzi, le cene, a volte anche addirittura gli incontri sui campi da golf, piuttosto che i party, piuttosto che le vacanze. E quindi sono una generazione abituata a un legame molto forte tra cliente e venditore, un legame che molto spesso è personale e che prescinde anche dal prodotto o servizio. Queste persone che oggi sono i decisori, cerchiamo di vederli in quanto clienti. Come acquistano queste persone? Quali sono proprio i processi mentali e pratici che li rendono clienti? La generazione X innanzitutto è influenzata dalla pubblicità, è nata con la pubblicità, particolarmente con la TV, e utilizza molto sia la televisione, sia libri, sia riviste di settore, sia giornali per andare a cercare informazioni e quindi farsi un'idea. Come dicevo, danno molto peso alle relazioni personali, quindi molto spesso i processi di acquisto avvengono di persona e direttamente perché c'è un contatto con qualcuno che si conosce. È vero che è la prima generazione che è abituata agli strumenti digitali, quindi che ha conosciuto l'email, lo smartphone e magari la rete, però è anche vero che per questa generazione in contatto diretto è anche il passaparola, anche il concetto del network, il concetto della referenzialità, qualcuno che conosco o qualcuno che mi è presentato da qualcuno che conosco conta tantissimo. Tanto è vero che molto spesso le trattative, le vendite, si realizzano più nei momenti conviviali. Noi italiani poi su questo fare business a tavola probabilmente siamo maestri, quindi a pranzo o a cena, piuttosto che momenti istituzionali, magari in azienda o in ufficio. Questa generazione però, che ci piaccia o no, sta in qualche modo cedendo un testimone, sta lasciando un passo alla generazione successiva, che è molto diversa
e quando dico molto diversa intendo veramente tanto. La generazione successiva è quella che è definita Y o millennials, perché sono le persone nate alla fine del millennio, da un punto di vista sociologico esattamente tra il 1981 e il 1996. Quindi sono le persone che oggi hanno più o meno tra i 25 e i 40 anni e che stanno per diventare, in parte forse a volte lo sono già, ma sicuramente a breve, nel giro di qualche anno, diventeranno i decisori del futuro. Per darvi anche una dimensione, nel mondo queste persone sono circa 2 miliardi e 500 mila, in Italia sono circa 11 milioni. Considerato che siamo più o meno 56, vuol dire il 20% della popolazione. 20% della popolazione è tanto. E per chi conosce Pareto sa che molto spesso il 20% delle persone determina l'80% delle azioni e dei risultati. In che cosa questa generazione è diversa, diciamo, dalla nostra o comunque dalla precedente? Allora, innanzitutto questa è la prima generazione nativa digitale, infatti è anche definita Next Generation, cioè è la prima generazione che non ha conosciuto la tecnologia a un certo punto, ma è nata con la tecnologia. Chi ha più o meno la mia età ha avuto il suo primo telefono verso i 25 anni, questi ragazzi l'hanno avuto statisticamente a 11, in prima media. Quindi proprio nascono con l'utilizzo della rete, dei social e di, diciamo, tutti i sistemi di connessione virtuale. Hanno quindi grande familiarità con la comunicazione, con le tecnologie digitali, che non usano soltanto per lavoro, ma usano anche proprio per interazione sociale e personale. Inoltre sono la prima generazione globale, sono viaggiatori nati, sono nati e sono vissuti in un periodo in cui non esistevano più i confini geografici, in cui hanno iniziato a proliferare i voli low cost, quindi anche viaggiare costa poco e hanno veramente una visione del mondo molto più ampia e molto meno ristretta rispetto a quella che può avere una generazione precedente. E questo sicuramente influenza anche le abitudini di acquisto o l'orizzonte di acquisto che hanno queste persone. Altro aspetto molto interessante, questa generazione conosce poco le gerarchie perché coltiva molto di più reti orizzontali rispetto a reti verticali. Probabilmente perché è una generazione un pochino più cresciuta nella precarietà, i millennials amano coltivare rapporti sia di studio che di lavoro in modo orizzontale, fanno più fatica a riconoscere regole e gerarchia, tendenzialmente danno del tu a tutti. Per esempio, questa è una cosa che a me personalmente è capitata tante volte. Mi capita di fare dei colloqui con ragazzi di 25 anni e mi danno del tu, e anche se mi hanno appena vista, anche se magari sono più grande di loro, con una grande naturalezza, perché per loro è normale così. In più, rispetto alla generazione precedente, non hanno la stessa propensione al sacrificio e non hanno la stessa disciplina, per cui tendono paradossalmente a mollare prima. Sono più veloci nel decidere e nello scegliere, ma anche più veloci ad abbandonare se non riescono a ottenere risultati. Condividono una filosofia diversa, non è quella del possedere, ma è quella del condividere, la filosofia dello sharing, che si applica un pochino a tutti. Si applica agli spazi, questo è il tempo degli spazi di co-working, ma si applica anche ai progetti, si applica proprio anche ai viaggi, alle abitazioni. Ci sono viaggi condivisi, ci sono anche abitazioni condivise. Ed è definita la generazione delle 3C: Connected, Confident, Changing. Questa è la generazione delle persone sempre connesse in rete e sempre connesse in tutto il mondo. Per questo tipo di persone quasi mai la rete si esaurisce dentro i confini italiani, ma va oltre, perché magari hanno fatto l'Erasmus, o perché magari hanno amici un po' dappertutto, o perché frequentando molto la rete è facile entrare in contatto con persone da tutto il mondo. Confident, sono persone che hanno invece grande fiducia in loro stesse, più della generazione attuale cresciuta in un'epoca, diciamo, come dicevo prima, un pochino di maggiore sfiducia. Sono persone che vogliono emergere, che vogliono avere visibilità, perché sono abituate all'idea che esisti nella misura in cui sei visibile. Se sei su Facebook, se sei su Instagram, se hai un sito, se hai LinkedIn, allora esisti. E con una visione quasi spostata più sul virtuale che sul reale.
e changing perché sono in assoluto forse la generazione più aperta in cambiamento, tanto è vero che per esempio il numero di startup innovative create dai giovanissimi è decisamente superiore a quelle create da un over 40. Infine, hanno una gestione del business che avviene molto più tramite la rete piuttosto che tramite relazioni interpersonali. Ciò non significa che non esistano più, ma che il peso si sta un pochino spostando in questa direzione. Come sono i millennials come potenziali clienti? E teniamo presente che nel giro massimo di 5 anni la maggior parte dei clienti saranno loro. Allora, innanzitutto non sono influenzati dalla pubblicità, guardano la TV molto meno rispetto alla generazione precedente e usano altri strumenti, che sono tipicamente i blog, i forum, le recensioni in rete, proprio perché sono sempre connessi. Altro aspetto molto importante, hanno dei tempi decisionali più brevi. Non avendo i pranzi, le cene, vengo da te, ti incontro di persona, hanno dei tempi più rapidi per andare a cercarsi le informazioni, richiedere dei preventivi e decidere. E danno più importanza alle informazioni rispetto che alle relazioni personali. Anche qui, ripeto, non è un assoluto, però si sta andando un pochino più in questa direzione. Se la generazione precedente ha sviluppato nel business un forte legame personale tra venditore e cliente, questa generazione invece si sta un po' spostando su un legame con il brand più che con il venditore. Amano tutti i brand che in qualche modo coinvolgono i clienti in una community e i millennials amano poter partecipare alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di nuovi prodotti o di nuove idee. E essendo molto connessi in rete, molto abituati alla dimensione, diciamo, più virtuale, danno meno spazio ai momenti sociali, ai momenti conviviali. Questa veloce panoramica, secondo me, è importante perché? Perché ci dà esattamente la dimensione di come il decisore del futuro è digital e sarà sempre più digital. Questo ovviamente, a prescindere che ci piaccia o no, non è più giusto o più sbagliato, no? È semplicemente un po' il mercato che sta andando in questa direzione e stiamo vedendo, di questo poi magari ne parlerà meglio Antonio successivamente, come questa cosa sia abbastanza vera in tutti i settori. Alcuni hanno iniziato prima, alcuni si stanno aggiungendo dopo, alcuni magari in maniera più veloce, altri no, però sicuramente si sta andando in questo senso. E quindi se è vero che i clienti si digitalizzeranno sempre di più, allora sarà necessario che almeno in parte anche le aziende, i processi di vendita e i venditori dovranno un pochino evolvere, trasformarsi verso un nuovo modello, sia di approccio, sia di vendita, sia di gestione del cliente. E proprio per parlare di questo nuovo modello, di questo nuovo approccio alla vendita B2B, che è il Digital Sales Approach, io ripasso la parola ad Antonio, che entrerà un pochino più nel merito proprio degli aspetti tecnici e operativi.